Bentrovati come sempre qui dal complesso turistico Averno dei Fratelli Taviani, un altro incontro con il CONI. Infatti è tornato a trovarci il professore Antonino Cheffo, che è direttore della scuola regionale dello sport CONI Campania, e con lui abbiamo il dottor Enzo Marra e l'avvocato Gaetano Cinque, che sono entrambi docenti e coordinatore in un corso di formazione che appunto si sta preparando al CONI per docenti, ed è un corso di formazione di secondo livello per dirigenti sportivi, per dirigenti sportivi. E allora cominciamo con Antonino Cheffo, il quale ci dirà un po' come è articolato questo corso. Prima di cominciare però voglio ricordare che i dottori qui sono entrambi coinvolti, nel senso che l'avvocato chiaramente si occuperà dell'area giuridica, mentre il dottore si occuperà dell'area tributaria. Allora Antonino, cominciamo a dire un po' come si sarà articolata la cosa. Bene. Allora, per chi non avesse seguito le altre trasmissioni, voglio solamente fare un cenno sulla struttura della Scuola Regionale dello Sport. È una struttura formativa presente in ogni comitato regionale in Italia, quindi ci sono 20 scuole regionali dello sport in Italia, e la Campania sta a uno dei primi posti per le attività che va a proporre. Le va a proporre perché ha messo su una serie di docenti, un numero abbastanza elevato di docenti, sono 40 docenti alla scuola dello sport e 40 esperti, quindi 80 persone altamente preparate e qualificate che fanno parte di questo percorso formativo, corso per corso a secondo dell'area. Infatti, come ho già detto l'altra volta, esiste l'area medica, l'area psicologica, l'area pedagogica, l'area tecnica metodologica, l'area tributaria, l'area giuridica, l'area fiscale e quella dell'impiantistica sportiva. Oggi sono presenti, come tu hai già annunciato, con due docenti, uno dell'area tributaria e uno dell'area giuridica. Entrambi hanno coordinato un corso di formazione che è rivolto alla formazione di dirigenti sportivi, cioè a coloro che già hanno frequentato un primo corso sul management, quindi già hanno una infarinatura sul funzionamento e sulle disposizioni varie che il corso prevede. Adesso invece, con l'opera di questi due docenti, e loro scenderanno dei dettagli, riusciremo a far partire dal 10 marzo questo corso, che si svilupperà di sabato. Lo effettueremo nella provincia di Caserta, perché ha carattere regionale, e di conseguenza mi auguro che ci sarà una grossa partecipazione. Questa partecipazione però verrà illustrata dai due docenti nel momento in cui darai loro la parola per questa contenuto importante. Bene, e allora, corso, diceva appunto, Cheffo, per dirigenti sportivi. Allora, quale valenza giuridica avrà poi il titolo conseguito? Sì, ha ragione. Una prima cosa che dobbiamo un attimo identificare in questa cosa è il valore legale dei corsi della scuola pubblica del CONI. Guardate, in Italia ci sono tantissime scuole che fanno corsi, ma i corsi che hanno un valore legale sono quelli della scuola pubblica del CONI. E vi spiego perché. Perché? Perché la norma, che tutto nasce con una direttiva dell'Unione Europea del 2013, che va a individuare i soggetti abilitati a poter fare le qualifiche professionali. La norma poi si traduce in legge dello Stato nel 2015, la legge proprio 15 del 2015, la quale dice che il CONI è l'unico ente in Italia che può rilasciare una serie di qualifiche nel mondo dello sport. Ed ecco perché il CONI ha la sua scuola pubblica del CONI, perché è in forza di una norma che è di tipo europeo e poi di una norma di tipo nazionale. Era molto importante questa premessa. Che è una norma che in verità in Campania trova anche qualche riflessione da fare, e ne approfittiamo oggi per farlo. Ad esempio, la legge regionale la 18 del 2013, che è una legge regionale che viene un attimo prima di questa norma nazionale, va anche nell'articolo 22 ad individuare una serie di qualifiche professionali. Lo faceva la legge regionale in virtù della modifica della carta costituzionale
con il principio della legislazione concorrente, perché la parola sport, se noi vogliamo fare un attimo un passo indietro, non ci stava nella Costituzione, cioè i nostri padri costituenti la parola sport non l'hanno messa all'inizio, è entrata nella nostra carta costituzionale con la legge numero 3 del 2011 e quindi è entrata nella legislazione concorrente. La Regione Campania con la legge 18 ha messo su una serie di qualifiche professionali che sono oggi superate in realtà dalla legge nazionale a 15 del 2000 e quindi CONI segue questa cosa. Quello che molti ragazzi dovrebbero oggi capire è che molti corsi che avvengono di altre scuole sono dei titoli solamente culturali, mentre la qualifica che rilascia la scuola pubblica del CONI è una giuridica. Qualifica che gli consente di poter giocare come attore principale, quindi con una forza giuridica all'interno di quello dei titoli riconosciuti non solo in Italia ma nell'ambito del diritto europeo. Bene, invece l'avvocato, i temi che tratterà lei per quanto riguarda la sua area, i temi giuridici chiaramente, sì, che possono interessare ai fruitori di questo corso? Sì, dobbiamo dire che i dirigenti sono i burocrati della società, ormai al giorno d'oggi un dirigente di livello dovrebbe conoscere a menadito i regolamenti, la struttura, come fare i ricorsi, come non fare i ricorsi. Quindi si affronterà soprattutto l'argomento della giustizia sportiva, che è stato recentemente modificato dalla riforma del CONI, lo statuto del CONI, sulla falsariga degli organi di giustizia di ordinaria. A questo punto, perché è importante che il dirigente sappia questo? Perché può capitare benissimo, soprattutto al dirigente, accompagnatore in panchina, negli sport di squadra, che deve dare in input la prima fase di un possibile ricorso, anche perché ci sono i vari tipi di regolamento, oltre al regolamento giurisdizionale che sancisce e disciplina tutto l'iter diciamo del processo, c'è il regolamento gare, il regolamento tecnico, che il dirigente dovrebbe conoscere, regolamenti che variano da federazione a federazione, mentre diciamo il CONI, che è diventato questa riforma un'altra volta il centro principale della giustizia sportiva, in quanto fino a poco tempo fa lasciava molto spazio alle federazioni, tant'è vero che ora il grado ultimo è il collegio di garanzia presso il CONI, c'è ora un interesse maggiore del CONI a decidere e quindi i dirigenti, visto anche la recente riforma, devono un po' mettersi al passo di questa normativa. Bene, le sposto un attimo la sua scaletta. Lui è anche giudice federale, quindi vede questa cosa da questa prospettiva. Infatti, io per esperienza personale sono giudice regionale della FIPAV Pallavolo e mi è capitato nella mia esperienza, perché ho detto i regolamenti, che spesso devo dichiarare inammissibili dei ricorsi in quanto il dirigente non ha messo in atto immediatamente la procedura per la presentazione dei ricorsi. Questa è una cosa molto importante. Quindi con questo corso si dovrebbero sopperire tutte queste mancanze? Sì, noi soprattutto dal punto di vista generale lo faremo presente, perché poi ogni federazione ha il proprio regolamento, ma la struttura diciamo portante è quella che dà il CONI. Bene. Invece torniamo all'area più particolare, tributaria, quella che più teniamo. Quella che fa piangere. Allora, la nuova legge di bilancio prevede delle novità per quanto riguarda il pacchetto sport? Quello proprio sì, quest'anno erano 16 anni che il legislatore non interveniva in materia sportiva, lo ha fatto dopo 16 anni, l'aveva fatto con la legge finanziaria del 2002 che poi era andata in funzione nel 2003 e lo fa nella legge di bilancio di quest'anno. Nascono nuovi soggetti, ad esempio nell'ambito dei soggetti sportivi la nuova legge prevede la società sportiva dilettantistica di tipo lucrativo, cioè noi eravamo abituati a discutere nel mondo dello sport ma anche nel mondo del terzo settore di soggetti solamente senza scopo di lucro. Il legislatore in verità già con la riforma del terzo settore di agosto scorso e nella riforma della legge di bilancio di quest'anno inserisce nell'ambito dei soggetti del terzo settore anche soggetti con scopo di lucro. Questo sta mettendo un po' in imbarazzo e sta creando una grande riflessione all'interno del mondo
del mondo sportivo, ma neanche del mondo del terzo settore, come possono una serie di soggetti con scopo di lucro vivere nell'ambito del terzo settore. Ma questo è un dibattito che affronteremo con l'esperienza nei prossimi anni. Il rimborso, ad esempio, all'interno dell'associazione sportiva, avevamo una serie di norme di vantaggio per le associazioni e società sportive, passano da 7.000 a 10.000 euro. E c'è la grande riforma del registro pubblico del CONI, cioè nel senso, chi è che può avere questa agevolazione? Il legislatore ha spiegato che da quest'anno in poi le figure che possono avere i rimborsi nell'ambito della norma specifica dello sport saranno individuati solamente da CONI. Non li possiamo più inventare come abbiamo fatto fino adesso, uno, due, o reinventare altri organismi. Adesso il CONI, con la propria delibera, dirà chi sono i soggetti che potranno utilizzare questa normativa di vantaggio. Quindi c'è un riconoscimento forte del legislatore anche alla funzione del CONI come unico ente certificatore dell'attività sportiva in Italia. Quindi il legislatore ha dato un riconoscimento forte in questo momento al CONI, nella sua funzione sportiva, sociale, educativa, che portiamo avanti. Quindi una rivalutazione che merita, diciamo. Credo proprio di sì. Che merita. Invece, avvocato, un'altra domanda all'avvocato, i rapporti di lavoro all'interno del mondo dello sport. Sì, mi collego a quello che diceva il collega Marra. Con la legge bilancio sono stati introdotti ufficialmente i contratti di collaborazione continuativa e coordinata per quanto riguarda le persone che all'interno delle società percepiscono dei rimborsi, quindi dovranno essere inquadrati con l'istituzione di nuove figure e questo sarà compito loro, degli esperti, di inquadrarlo. Per quanto riguarda invece il lato giuridico, questo richiama il rapporto professionismo-dilettantismo nello sport. Come considerate? Che stranamente, contrariamente a quello che possono pensare gli altri, sono solo 4 al momento le federazioni in Italia che riconoscono il professionismo nello sport: sono il calcio, la pallacanestro, il ciclismo e il golf. Fino a qualche anno fa c'era anche il pugilato e il motociclismo, poi per evidenti ragioni, perché riconoscere il professionismo all'interno della federazione, all'interno dello sport, costa soprattutto dal punto di vista delle società, e allora loro hanno rinunciato al professionismo. E un altro caso particolare che nessuno sa è che il professionismo per lo sport in Italia è solamente al maschile, al femminile no, non è riconosciuto. Questa è una cosa che nemmeno però, sapevo. Però è iniziato da poco un iter legislativo per il riconoscimento dello sport professionistico anche al femminile, infatti è stato presentato un disegno di legge che è all'esame della Camera, ora poi sotto l'elezione. La normativa di quest'anno è stata riconosciuta la maternità alle sportive dilettantistiche, cosa che non c'era questo riconoscimento alle sportive dilettantistiche, perché come diceva giustamente lui, le donne sono solamente dilettanti, non abbiamo nessuna società sportiva di professioniste, solo donne in Italia. Questa è bella. Anche io non sapevo questa cosa, confesso la mia ignoranza. Sembra impossibile, ma una federazione tratta in maniera diversa atleti e tesserati che poi stanno sullo stesso piano. Allora, ancora una domanda per lei. In questo corso che farete tratterete anche del doping? Certamente, il doping, diciamo, è il fulcro centrale, non si sa altro che parlare di doping un po' in tutte le discipline sportive. Vediamo pure che alcune nazioni alle prossime Olimpiadi non potranno partecipare per aver subito delle condanne per doping. Il doping, anche con la riforma della giustizia, ha mantenuto una sua autonomia, avrà dei suoi organi di giustizia a parte e sarà regolato in maniera diversa da altre norme. Un'importante innovazione introdotta da poco riguardo il doping riguarda l'esenzione dei medicinali. Una volta, se c'era un atleta che prendeva dei medicinali che erano considerati dopanti, bastava che prima della partita lo segnalasse all'arbitro, bastava quella. Invece ora, per evitare giustamente dei sotterfugi a cui ricorrevano le società, tutta questa procedura deve iniziare molto tempo prima, addirittura 30 giorni prima,
bisogna che ci sia una certificazione di un medico curante che sia inviato insieme alla patologia e alle cure da fare, addirittura deve essere previsto anche il dosaggio, a un centro, al CET, che è il centro che poi è quello che rilascia le esenzioni. Il CET autorizza, una volta autorizzato manderà un certificato che dovrà essere conservato agli atti del dirigente accompagnatore, che dovrebbe sapere questo, e che deve tenere a disposizione degli arbitri, ma soprattutto delle commissioni antidoping che possono presentarsi senza preavviso logicamente in campo per effettuare il sorteggio degli atleti, uno per squadra, su cui poi effettuare i prelievi e gli esami. Quindi ecco un'altra cosa che le società non sanno, per esempio, è che devono tenere una saletta proprio adibita all'antidoping, deve essere riservata poi a prescindere se la commissione si presenterà o non si presenterà, però all'interno del campo, e questo è uno dei motivi di omologa dei campi da gioco, soprattutto quelli di serie maggiore nazionale, riservarsi una saletta per l'antidoping. Bene, invece dottore, altri soggetti coinvolti? Ah, il corso che fa poco battezziamo al CONI, che parte il 10 marzo, non vede solamente il CONI protagonista, abbiamo dei protocolli d'intesa e quindi accompagnano nel percorso didattico di questo corso il Ministero delle Politiche Sociali, il Ministero del Lavoro, che verrà con il suo direttore e i propri funzionari a fare una lezione proprio di come vengono inquadrati il personale e le collaborazioni. Abbiamo qualche dirigente delle università che sarà presente, abbiamo la prefettura con un viceprefetto che ci verrà a fare una serie di osservazioni. Quindi, come lei vede, il corso che noi mettiamo su come CONI è un corso ampio, forte, di ampio respiro, dove diversi attori istituzionali partecipano assieme nella formazione dei ragazzi per lo sport. Bene, e allora siamo in chiusura. Professore Chieffo, qualche altra notizia più a livello pratico su questo corso, mai la durata, ha detto già il dottore quando partirà? Abbiamo già sentito alcuni argomenti che verranno affrontati e sono tutti interessanti, per cui sono abbastanza formativi per tutti coloro che parteciperanno a questo corso. E che quindi partirà, abbiamo detto, quando? Partirà il 10 marzo. Però c'è necessità che il corsista deve visionare innanzitutto il nostro sito, che il CONI regionale Campania, alla voce corsi, troverà indicato il corso di dirigente sportivo di secondo livello, dove c'è l'intero programma e dove c'è inclusa anche il facsimile di domanda. Può scaricare la domanda e presentarla entro il 5 di marzo, oppure presentarla a mano direttamente ai comitati provinciali. Sarà cura della scuola raccogliere tutte queste adesioni e dare il via il giorno 10. Il 10 sabato mattina inizieremo nel campus di Baronissi in provincia di Salerno, dove abbiamo a disposizione degli ampi locali dove poter effettuare l'intero corso. Bene, e il nostro momento finisce qua. Io ringrazio tutti voi, grazie a voi. L'avvocato Cingu, il dottor Barra e il professore Chieffo per questo nostro momento con il CONI, che si protrarrà, continuerà, grazie a lei e alla vostra disponibilità continueremo sempre a stare in contatto, e ringrazio voi per l'attenzione e alla prossima, non cambiate canale. Arrivederci. Buonasera.